Ciao a tutti ragazzi, sono Ferren, Jamboren, Homaren, Wonzamben, Jamboren. E siamo qui un attimo per parlare dell'anniversario, nuovi banner, l'ambaravaccio ciccocco e lo spreco di Dreamable che state facendo perché siete sempre inseguiti da persone che vi danno cattivi consigli e quindi siete portati a fare azioni che probabilmente non sono valide o possono essere facilmente evitabili. Di che cosa sto parlando nello specifico? Il banner è carino? Chapeau! Il banner è pullabile? Chapeau! Con 30 Dreamable puoi portarti a casa uno di loro e quindi tutto a posto. Chapeau! Il banner è essenziale? No. Il banner è carino? Sì. Il banner è essenziale? No. Allora, sicuramente ottimo anniversario, iniziamo sicuramente bene. Fermi, premessa. Vi ricordo che siamo tutti i giorni live su Twitch, non un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. Stavo dicendo tutti, stavo andando in inglese. In inglese napoletano, non in inglese normale. Siamo tutti i giorni live su Twitch. Non mi segui su Twitch? Che cazzo stai aspettando? Fai l'iscrizione, metti il follow. Ok, togliendo questa cosa. Ferma. Ricordiamoci anche che. Ah sì, che c'è un gruppo Telegram molto carino con persone molto simpatiche dove si può parlare tranquillamente di tutte le vostre passioni tsubasiane, essendo ascoltati e non solo Tsubasa, anche Tsubasa Zero che sta per chiudere, anche Rise of New Champion e tutte le cacate che riguardano il mondo di Tsubasa che vi fanno piacere e non vi fanno piacere. Quindi entrate nel gruppo Telegram e bacione! Ok, andiamo alla prossima discussione. Banner attuale, ok, l'anniversario per la prima volta inizia in maniera giusta, in maniera yes, scimatà. Ma il banner d'inizio, nonostante ieri, mettiamola così, paragonata agli altri anni, ieri abbiamo iniziato in maniera giusta, in maniera corretta, in maniera yes, il banner non è così essenziale. Cioè, non vi fate buttare il fumo, la sabbia, quello che volete negli occhi e quindi dite, l'anniversario è iniziato benissimo, ma sai che ti dico, fuck my ass, pullo tutto. Ok, il pensiero di pullare, perché le carte sono carine. Ci sta, però vi state facendo buttare il fumo negli occhi dal fatto che l'anniversario è iniziato bene, quindi uno dice ok, pullo perché l'anniversario è iniziato bene, quindi ok, sono carini, sono nice, ma la realtà è che sono skippabili perché nessuna di queste carte, tranne Inzaghi per le debuff, che è veramente un aiuto in più, uno step up in più, per chi non è debuff, questo banner è facilmente, super facilmentissimo skippabile. Non una volta, non due volte, non tre volte, ma anche quattro. Ora voi direte, Fabio, che cazzo stai dicendo? Io ho pullato, bla 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 bla. Allora, nonostante io cerco di pensare sempre a come rimanere top meta, top cazzo, top PvP o quel che possa essere. La realtà è che questi giocatori non ti cambiano, almeno attualmente, magari in un futuro sì, cioè in un futuro la vedo difficile, perché più le carte invecchiano peggio è. Però nell'attuale non servono a molto. Quello che può fare una differenza realmente, quindi una differenza fatale, in realtà è Davide. Perché Davide? Perché Davide, come possiamo vedere, tra le sue latenze, quindi tra le sue latenze, c'ha l'aumento dell'1,5 a tutti i giocatori della Juventus. Quindi questo che cosa significa? Che nel secondo banner, perché ci sarà un secondo banner Juventus, se nel secondo banner i giocatori del secondo banner sono utili, Davide darà un aiuto a tutti. Quindi se già qua, magari nel banner, ve ne uscite con un Delphi. Ok, esempio Delphi non è male. Delphi a me, secondo me, è molto carino. Gesù mi salvi da quello che sto dicendo. Delphi è molto carino, ma non è essenziale. Però, esempio stupido, mettiamo che nella seconda parte del banner Juventus, che vada bene, il banner dura 26 giorni, quindi non è che se non pullate oggi, domani il banner scompare, avete tutto il tempo del mondo. Che vi state accanendo a pullare oggi è la cosa più sbagliata in assoluto dell'universo. È inutile che ascoltate chi gioca per collezionare le figurine, perché c'è chi gioca. Allora, ci sono due linee di pensiero, ok? Non disdegno chi gioca per collezionare le figurine, ma allo stesso tempo diamo a Cesare quello che è di Cesare. Ci sono due linee di pensiero. C'è chi gioca per collezionare le carte, quindi indipendentemente che la carta possa andare fuori meta o non essere essenziale, eccetera, eccetera, c'ha la maglietta della Juventus, lo voglio. Quindi ok, chapeau, vai a pullare. Nel caso in cui invece giochi per
per essere competitivo non vuoi spendere troppi soldi, perché non vuoi spendere troppi soldi finendo le dreamable e quindi devi rishoppare o devi shoppare per la prima volta, quel che sia, chapeau, skippa, cioè momentaneamente, per il momento skippa, perché non sono essenziali come magari potrebbe sembrare. Tu dici, ah, ma il primo banner anniversario, no, di carino c'hanno le SS, anche a me farebbe comodo una SS in più, ma la realtà è che il gioco non vale la candela. Questi giocatori non sono niente di eccessivo paragonato a quello che già abbiamo, almeno che non avete proprio qualche buco gigante che quindi deve essere coperto da uno di questi quattro in qualche maniera. Io personalmente vi propongo di aspettare, ma vi propongo di aspettare perché il banner dura 26 giorni, 26, cioè avete tutto il tempo del mondo di poterci pensare con calma, senza stress, no stress, totalmente easy easy lemon squeezy, no stress e con calma. Quindi 26 giorni, la prima volta che il banner dura 26, cioè ieri 27, Aka in realtà 28, perché il conto non calcola le ultime, cioè nell'ultimo giorno ti dirà mancano 6 ore, mancano 7 ore, mancano, quindi paradossalmente parlando, voglio dire, cioè dura un mese sto banner, cioè vabbè, forse, questo forse ho detto una cacata matematica, però non fa niente, avete capito cosa voglio dire, nel senso, manca effettivamente tanto 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 tempo, ok? Manca tanto tempo, manca da qua, oggi è 4, mancano 26 giorni, arriviamo a fine mese, cioè arriviamo al 30 di giugno, quindi potete tranquillamente aspettare, cioè nessuno vi corre dietro, non è, questi giocatori attualmente, almeno che non avete dei buchi incredibili, non vi cambieranno il gioco in nessun modo. Se invece siete fan sfegatati della maglietta, della Juventus, di quello che sia, li volete per collezione o li volete magari per sopprimere a tutti e due sia la mancanza di un giocatore in quella posizione più la maglietta, chapeau, vai a pullare. Però linea generale, competitivo, penso solo a giocare competitivo, per ora si può aspettare, per ora si può aspettare. Poi raga, ognuno ha la propria linea di pensiero, io sto dicendo la mia, io non sono nessuno per cui la mia linea di pensiero è migliore di qualcun altro. Quello che vi sto, l'unico consiglio che vi sto dando è, c'è una differenza tra collezionare le figurine e voler giocare per il PvP. Se volete giocare per il PvP, aspettate, se volete collezionare le figurine, andate. Sono due linee di pensiero di cui non sto disdegnando chi vuole collezionare al posto di fare più. Ci sono tante persone che giocano per collezionare. Io stesso gioco a due giochi diversi, cioè sempre gioco, per dire, quello che sto giocando tanto ultimamente, gioco a un gioco di Final Fantasy per collezionare. Ancora non sto facendo più. Gioco per collezionare. Collezionare va benissimo, non è che è sbagliato. Giocherei PvP di là, ma non ho il tempo matematico per farlo, portando più tempo su base. Però anche io gioco a un gioco per collezionare, quindi per l'amor di Dio capisco e non sto disdegnando chi gioca solo per collezionare. Ci sta, tu il gioco non ti prende, il PvP non ti prende in maniera gigante, puoi giocare per collezionare, non è che non puoi farlo o se giochi per collezionare sei un essere inferiore. Cioè lo sto spiegando perché magari qualcuno mi può prendere in cattiva fede o mi può prendere in maniera storta. Assolutissimamente, se giochi per collezionare, chapeau, vai pure. Questo chapeau ormai mi è entrato proprio dentro. Ok, allora, andando al punto conclusivo, c'è un problema: non c'è un personaggio scudo, c'è il personaggio debuff, ma non c'è un personaggio scudo che ti aiuti realmente, che ti aiuti realmente a sopravvivere in questo meta. E qua esce la sorpresa, quindi mega sorpresa finale, perché quello che nessuno ha realmente analizzato, ha realmente andato a vedere, perché tutti quanti ieri presi dalla foga hanno pullato senza studiarsi bene la situazione. Io invece ieri ci ho pensato, ieri chi era con me in live ha detto cazzo, però hai ragione. Allora, se ci pensi un secondo, siamo in un meta debuff. Siamo in un meta in cui tutti, quasi tutti i giocatori sono di club. Richard reworkato, Richardino reworkato, oltre a essere killer di club, dà anche scudo. E oltre a dare scudo a tutto il team, dà anche il 10% a se stesso. Quindi lui contro una debuff, se ti scudi un poco, non ne risente di nulla. Oltre ad avere presente il killer di club, quindi l'unico che lo può far male, tra virgolette, è Naturezza Rosso Rising Sun. Ma allo stesso tempo, siccome è rosso contro blu,
riesci a mantenerlo. Almeno io l'ho beccato 4 volte da ieri a oggi e non mi ha segnato neanche una volta. Da dire che io ho bruciato l'altro Ricciardino, quello là con la parata da 500, quindi io ho messo il mio Ricciardino nelle migliori condizioni possibili. Da dire sempre questo, c'è da dire il buono e c'è da dire il cattivo, quindi diciamo sia il buono che il cattivo. Io ho bruciato il mio vecchio Ricciardino per dare una possibilità a questo Ricciardino, ed effettivamente per ora, dopo neanche 24 ore di test, non mi sta deludendo, ma neanche 24 ore di test. La seconda carta che non è stata effettivamente pensata, sempre secondo me abbastanza buona, è appunto Roberto Rosso è un'altra carta che scuda del 5, quindi scuda del 5 a killer del blocco a 20%, che a me delle volte non è proprio efficacissimo per ragioni sismiche che ancora non ho capito, ma è una carta abbastanza buona, soprattutto perché la puoi usare come tiratore aereo, avendo l'annullamento del sigillo, gli passi la palla a volo, padabum e tira, contro le debuff, a cui appunto hanno come portiere Callusias, o hanno come portiere appunto Ricciardino Rosso, devi tirare al volo e quindi ci troviamo perfettamente con cosa devi fare. Quindi questi due giocatori tra i rework come scudini sono ottimali e li avete tutti. Quindi in una maniera o nell'altra la Kelab stavolta, a grandi linee, stavolta ha fatto un aggiornamento proprio chapeau, ha fatto un aggiornamento ok, quindi non ha sgarrato niente, ha dato la possibilità a tutti sia di giocare Bond, sia di prendere gli scudi, sia di giocare debuff, senza far rimanere scontento nessuno. Quindi secondo me stavolta l'aggiornamento non posso dire 10-10, ma posso dire 8,5 su 10 tranquillamente proprio. Poi ognuno ha la propria idea. Logicamente ci sono stati anche altri rework, ma siccome finché io non provo, non vado a dare un'opinione, perché secondo me dare un'opinione su qualcosa di cui non capisci un cazzo di niente, non è realistica come cosa. Cioè dare un'opinione a caldo, dare un'opinione senza aver provato, non è realistica, non è giusta come cosa. Quindi prima di dare un'opinione su esempio Misaki reworkato, che attualmente io ho pure bruciato, quindi non c'è, o il piccolo Marettiello debuff che ancora non ho neanche visto, prima di dare un'opinione su quelle carte voglio prima vederle, magari o giocate da me o contro, e poi posso effettivamente dire sì, sono buone, no, sono il cesso della Pennsylvania. Intanto vi ricordo anche come ultima cosa, ho finito. Vi ricordo che sul Huawei, vabbè, sulla Huawei App Gallery, ok, sono partiti i nuovi sconti, cioè ci sono sia sconti settimanali che sconti mensili. Trovate il link sempre giù in description. Trovate sempre giù il link in descrizione nel caso in cui volete risparmiare qualcosina, in quanto ormai gli store esterni sono morti e quindi ci possiamo affidare soltanto alla magica Huawei. Quindi trovate giù in descrizione tutte le informazioni importanti per utilizzare l'App Gallery e prendere codici sconto. C'è anche un 4 euro se entri nel loro canale Discord. Quindi vi lascio anche il links. Perfetto, abbiamo finito così. Ci vediamo più tardi live. Se non venite, tenete proprio il corna. Mi corna, no, uccidilo. Mi corna così, mi zi corna, tenete.